Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi andremo alla scoperta di una ASD e lo faremo attraverso la voce di ben due dirigenti. Sto parlando di Sergio Sana e Alessandro Magni. Salve signori, ben trovati. Buongiorno a tutti. Come state innanzitutto? Tutto bene, grazie. Bene, grazie per averci ospitato. Grazie mille a voi per aver accettato il nostro invito. Dunque, CUS Pro Patria Milano Triathlon ASD è il nome di questa realtà nata nel 1996. I signori qui presenti ce la presenteranno e ce la racconteranno. Intanto impariamo un pochettino prima a conoscerli, partendo da Sergio. Prego. Io sono Sergio Sana, faccio parte del CUS Pro Patria Triathlon da una ventina d'anni più o meno, faccio parte del consiglio direttivo e principalmente mi occupo di gestire il settore giovanile e anche la comunicazione, i social. Sono stato prima, tra virgolette, atleta amatoriale, però mi sono appassionato tantissimo allo sport, tant'è che poi mi ha portato a far parte, ad aiutare la gestione, l'organizzazione della società. Quindi ex atleta, il nostro ex-atleta, sì, ex atleta, sì. Così come anche Alessandro, ex atleta? Sì, ormai direi proprio di sì. Per raggiunti limiti di età, anche se in verità in società abbiamo anche atleti di 70-80 anni. Ci teniamo in forma. Li salutiamo. Sì, tutti, certo. Gli atleti intanto della SD. Dai, Alessandro, presentati anche te. Alessandro Magni, anch'io in Pro Patria quasi dalla sua fondazione, perché la società fondata nel 94. 96? Nel 96, scusa. Sono sul pezzo. Sei più bravo di me. Hai visto, 28 anni quest'anno, ragazzi, fanno 28 anni. E sono in società dal 98, quindi prima appunto come atleta, mediocre, lo ammetto, poi come dirigente, sono infatti vicepresidente della società e qualcuno mi riconosce anche il titolo di capitano, ecco, giusto per condire il tutto con qualcosa in più. Bene, allora torniamo da Sergio che ci fa una bella presentazione insomma complessiva dell'ASD, prego. Diciamo che, come abbiamo già detto, la società è nata nel 1996, fondata dal nostro presidente Gianpaolo Gualla, tuttora presidente. Lo salutiamo, in carica, esatto. Lo salutiamo, e è una società storica nel panorama del triathlon nazionale. Abbiamo vinto 33 titoli italiani e siamo sempre ai vertici di tutte le varie classifiche, competizioni sia giovanili che anche di age group, che sarebbe le categorie amatoriali, sì, sì. I nostri atleti sono in evidenza dappertutto. Abbiamo, come ho già detto, un fiorente settore giovanile con oltre 60-70 ragazzi di tutte le età, dai 6 anni in su. Abbiamo anche una sezione di para triathlon che portiamo avanti. Il triathlon è uno sport già complicato di per sé. Dopo lo presentiamo con Alessandro. Abbiamo 3 atleti della sezione para triathlon. La nostra missione è quella di dare a tutti la possibilità di praticare il triathlon per divertimento, per benessere, per migliorarsi, per stare bene, insomma, però con anche uno spirito agonistico, che il triathlon è uno sport, certo, di per sé faticoso e agonistico, però noi cerchiamo di renderlo anche accessibile a tutti, ecco. Come giusto che sia. Come giusto che sia, sì. E niente, cosa dire. Questa è la presentazione. Sì, passiamo quindi a Alessandro, che ci fa un po' un inciso sul triathlon. Magari non tutti lo conoscono, Alessandro. Certo, prego. Volentieri. Allora, il triathlon è una multidisciplina che si compone di 3 sport: il nuoto, il ciclismo e l'atletica. Sì. A livello di distanze varia da quella che viene comunemente conosciuta come distanza sprint, sì, quindi si parla di 750 metri di nuoto, okay, 20 km in bici e 5 km a piedi, per cui direi alla portata di tutti, okay, coloro che hanno voglia di allenarsi con costanza e con passione. Ovviamente ci sono diverse distanze, come dicevo prima. La distanza più classica, diciamo, è quella del triathlon olimpico. Infatti il triathlon dal 2000, dalle Olimpiadi di Sydney, è anche sport olimpico, e le distanze sono in questo caso 1,5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km a piedi.
Per i capitani come te, Alessandro. Per i capitani come me, poi si arriva fino alla distanza Ironman, che la molti, più estrema. La più estrema che molti dei nostri atleti, tra l'altro, sono riusciti a portare a termine. Anche l'anno scorso abbiamo avuto circa una quarantina di atleti che hanno portato a termine un Ironman in tutta Europa, anzi direi in tutto il mondo. Più sì, perché Europa. Sono competizioni che si svolgono, ci sono dei circuiti proprio mondiali. Su questa distanza, e qui la distanza è un filino più impegnativa, perché qui si parla di 3 km 800 metri a nuoto, okay. 180 km in bici e 42 km. Quindi per cuori forti, una maratona per cuori forti, sì, e per fisici allenati. Mi piace, senza per dubbio. Cuori forti e per fisici allenati. Quindi Sergio, riassumendo, quali sono i vostri valori, la vostra mission? Sicuramente hai detto inclusione, rispetto per la salute, agonismo sano e leale, spirito di sacrificio e di squadra, rispetto dell'ambiente, sono valori che i nostri tecnici e un po' tutto il gruppo cerca di insegnare soprattutto ai giovani. Dai 6 anni a salire, giusto? Esatto, dai 6 anni a salire, sì. Molto bene, voi siete di Milano? Noi siamo di Milano. Sì. Ci tengo a dire che la squadra ha, oltre ai poli di Milano, cerchiamo di coprire un po' tutta la città con il polo di Milano Nord e Milano Sud, anche una sezione di atleti a Firenze e una sezione di atleti a Pescara. Bene. Che fanno riferimento al nostro gruppo, proprio gareggiano come Cus Pro Patria, e in totale l'anno scorso abbiamo avuto 360 tesserati nostri, 360 Beh. Atleti. 360 gradi. A 360 esatto. gradi. Noi facciamo triathlon a 360 gradi, tra l'altro. Esatto. Perfetto. Propatriatriathlon.it è il sito. Su Facebook Cus Pro Patria Milano Triathlon, su Instagram Cus Pro Patria Tri. Cosa pubblicate, Alessandro, sul sito e sui social? Tutte le nostre attività a 360 gradi, di nuovo, vedi che ritorna. Anche Alessandro è sul pezzo. Esatto, quindi abbiamo un canale Instagram, un canale Facebook, che viene aggiornato giornalmente, ripeto, con attività che non sono per forza necessariamente legati alla gara in sé, certo. Ma spesso vengono postati allenamenti piuttosto che eventi gare. Esattamente, sì. Va bene. E abbiamo un pool di atleti che ci danno una mano con i vari contenuti. Con i vari contenuti, sì. Bene, volete aggiungere qualcosa? Ci teniamo a sottolineare che tutta l'attività è amatoriale, quindi il nostro impegno intuito, è proprio per passione, lo facciamo. Passione sì, pura, dirigenti per passione. Sì, è uno sport povero, quindi noi lo facciamo per passione, la società si mantiene e sopravvive, insomma, andiamo avanti. Allora, volevo ricordare il numero 02 64 37 519, l'indirizzo mail propatria@propatriatriathlon.it, giusto ragazzi? Giustissimo. Vi va di ricordare qualche appuntamento, se c'è in particolare, Alessandro, da qui a breve? Ma appuntamenti ce ne sono tanti, perché in questo momento la stagione è appena iniziata con una disciplina che si chiama Winter Triathlon. Che cos'è? Ah, per l'inverno. Per l'inverno, esattamente. In pratica qui si sostituisce la frazione di nuoto, ovviamente, con una frazione di sushi di fondo. Ah. Quindi la stagione di Winter Triathlon è appena iniziata, poi intorno a marzo partirà la stagione però di duathlon, quindi ancora senza il nuoto. Io parlo di Italia, poi ovviamente che invece prevede due frazioni di corsa, sì, e una frazione di bici, e poi intorno a metà aprile si comincia invece con il triathlon vero e proprio. Va bene. Ragazzi, che dire, è stato davvero un piacere aver potuto raccontare attraverso la vostra voce questa bella SD, ricordo, nata nel 96, Cus Pro Patria Milano. E non nel 94. E non nel 94, te lo confermo. 28 anni. 28 anni, benissimo. Ce l'hanno raccontata due dirigenti, Sergio Sana e Alessandro Magni. Abbiamo detto due dirigenti, ma per meglio dire due ex atleti. Tra virgolette, va bene, lo diciamo. Va bene, Sergio, vuoi salutare qualcuno, tutta la vostra SD in generale? Salutiamo tutti i nostri atleti e un po' tutto il movimento del triathlon nazionale, che
è un po' come una grande famiglia, insomma, poi ci si ritrova tutti alle gare, ci si incontra, ci si saluta, siamo un po' tutti amici e rivali, quindi bene, salutiamo tutto il movimento. Bene così, ci uniamo anche noi di Storytime a tutti questi saluti e signori, a nostra volta vi salutiamo e vi auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie. Viva il triathlon. Grazie. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.